Siamo pronti, numero uno, questa è la notte del mio trionfo. Le mie telecamere spia sono a posto, il mio piano sta procedendo e la rovina di Limburger è assicurata. Osserva. Cavoli! Eliminato! Ah, prendi questo, è questo! Strike numero 3! Splendida tripletta solitaria! È il momento della volata finale! Michael Myers in testa al campionato! Quello dei più bravi e dei più belli! per favore, gli autografi dopo! Dobbiamo prendere il grande cacio! Che razza di complotto starà tramando quel vecchio puzzone? Un complotto più grosso del suo grasso posteriore. Ma vostra cacciosa morbidezza, sto facendo più in fretta che posso. Niente ma, catatonico idiota, sbrigati! State calmo, vostra risplendente pestilenza. Sto per attivare l'attrattore di asteroidi, ecco fatto. Funziona, grosso provolone. Il raggio dell'attrattore sta attirando dritto verso di noi un asteroide ghiacciato grosso come in Nebraska. Eccellente! Quando quell'asteroide impatterà, l'intero stato dell'Illinois verrà appiattito al suolo. Ma... certamente magnifica mozzarella, ma non sarebbe meglio arretrare un tantino per una migliore visuale? Diciamo in Missouri? Lo stato del profondo sud? Una scelta perversamente appropriata! Mio caro professore, vieni, carino, fammi vedere. Sembra che il grande cacio se la stia squagliando. Oh oh, e credo anche di sapere perché. Ragazzi, Limburger ci ha già combinato parecchi tiri mancini. Ma questo sarà quello di maggior impatto. Biker Mice da Marte. Biker Mice da Marte. Biker Mice da Marte. L'asteroide di Limburger si dirige su Chicago! C'è meraviglia! Secondo me l'asteroide spianerà il tuo progetto di impadronirti di Chicago e alla svelta. Ah, non sarà assurdo! Quei roditori non permetteranno mai a Limburger di distruggere Chicago! Fa tutto parte del mio piano perfetto! Avanti, topastri! Io e i miei sicari vi vogliamo friggere le orecchie! Si mette male, fratelli! Non è per noi che si mette male, però! Perché nessuno può distruggere Chicago finché ci siamo noi! In azione! Bolidi al... Aspettate! Sicariucci belli! Guardate in cielo, stupidi sacchi di pulci! Il vostro capo ha fatto arrivare un asteroide di ghiaccio! Lui sta portando il suo potente posteriore al sicuro! Porco boia! Guarda che cosa si deve vedere! Tutti in pausa, sicari! Devo ringraziarti, Charlie. Suppongo. Già, credo che dopo tutto non cadremo in una gloriosa battaglia. Esagerato. E adesso cosa me ne faccio di tutta questa adrenalina? Sempre il solito, lui salva la città. Datti una mossa, cervellone, o qui diventiamo frittelle congelate. Sono d'accordo, quindi bolidi al massimo! È
Ecco qua il problema. E io qui pronta la giusta soluzione. Mettivi al cannone, Cocco. Oh, mamma. Prima il megafono, adesso questo. Charlie, tu sei proprio la mia frustrazione. Quell'asteroide ci sta cadendo addosso, Einstein. Farlo saltare in aria non serve. Scopriamo invece se ha la marcia indietro. E se invertissimo le polarità? Sarà questo cavo di alim... Ah, mi ha fritto un dito. Forse è l'altro cavo, Edison. Ah! State indietro, salami. Non vedo niente. La mia mamma diceva sempre di seguire le istruzioni. Ma sei... stata tu? No, io no. Ehi, io neanche. Ma... Pistone! Niente di più facile. Ce l'ha fatta, bella parata, fratello! Quel cono gelato sta tornando nel congelatore. Il signor Limburger non sarà contento. Cosa? Quei maledetti topi hanno invertito l'attrattore di asteroidi! Fa girare questa lattina! Voglio fare a pezzi quelle insopportabili peste! Beati loro che si divertono sempre! Yow! Sta arrivando un pesciolone da friggere! Ehi, aspettatemi! A volte quei monellacci mi fanno perdere le staffe! Siamo più veloci di una pallottola! E saltiamo sui grattacieli con un solo balzo! È un uccello? È un aereo? No, è... un triottrio di tutta coda! Che codate, come eccitante! Levati di mezzo, miscredente vasolino! Pare che il grasso pesce stia filandosela! Ma noi abbiamo le canne da pesca! È ora di prendere all'amo quella carpa! C'è qualcosa che non va! Ma no, non mi dire! Vi porteremo alle stelle! Voi roditori avete la testa nelle nuvole! È tempo che rimettiate i piedi per terra! Ah, questa palla di formaggio vuole abbatterci! Ah sì? Nessun plutarchiano può abbattermi! Dobbiamo far appollaiare quest'uccellaccio! Serve una mano, fratello? Se non ti spiace condividere la gloria! Beh, per una volta si può fare. Allora, pronto a saltare. Ale, hop! Chissà se ancora il mio tocco magico con le mani. No! Ragazzi, non è estasi da disastro aereo! Si tuffa un doppio carpiato all'indietro, falla libita, donne che svengono! Sono intrepido, no? Moto, accensione! Che catastrofe! Ancora! Oh, non riesco mai a tenere pulite queste mutande! Certo che non è stata una gran bella giornata! È vero, e sta per peggiorare! Beccato, palla di formaggio, ti abbiamo acchiappato! E adesso te ne torni su Marte e sentirai che musica! Oh, oui, 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 oui! Proprio come avevo previsto! Quei roditori mi hanno liberato di Limburger! E allora? Dopo averlo portato su Marte, torneranno indietro e dovremo ricominciare a combattere! Oh, no, 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 mio caro numero uno! Vedi, ho pianificato tutto! I topi avranno una sorpresa quando raggiungeranno Marte! Ho trasmesso lassù un po' di... disinformazione, per così dire! E adesso che cosa facciamo? È semplicissimo, numero uno! Procediamo! Avanti, miei frati! Andiamo a Chicago e conquistiamola! Su Marte! Volete davvero tornare a casa? Abbiamo deciso così. È da molto che vogliamo tornare a casa. Ci serve soltanto la camera di trasmissione della vecchia puzzola. Sentirai la mia mancanza. Stai scherzando? Sembrerà una vacanza qua giù. Almeno fino a quando non ritornerete, perché... E perché voi ritornerete, non è vero? Non lo so. Beh, che sarà, sarà, dolcezza. Gli uomini. Dolce casa. Che bello, che bello! Ehi là, salve, topolini! Abbiamo paura, zio Pistone. Le scavatrici dei plutarchiani stanno arrivando. Ehi, 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 non preoccupatevi. Darei il mio braccio destro per proteggermi. Ragazzi, lo farei di nuovo se fosse necessario. Ah.
Tutto a posto, Seth? Sì. Sì, sto bene. Ok, non voglio perderti. Ehi, non preoccuparti, carabina. Non vado da nessuna parte, ok? Ah, la vita, ragazzi. Non c'è mai una strada dritta. Pestilenziali topi di campagna! Questo vostro semplicistico piano non potrà mai funzionare! Risparmiati per il processo, alito fetido! È arrivato il tuo momento! Oh, povere creaturine illuse! Voilà! Portateli via, miei devoti devianti! All'attacco, all'attacco! Tieni d'occhio quel pescione, Charlie. Noi dobbiamo muovere la coda. Va bene. Possiamo anche distruggere il locale. Già, ripuliamo questa fogna. Accerchiateli, accerchiateli! No, no, brutti idioti, attaccateli ai sangue! Ehi, sono io che do gli ordini qui, caro professore! Mi permetto di dissentire, petrolifero poltrone! Non tentare uno dei tuoi trucchi, muffosa minaccia! Oh, mi sento estremamente scomodo! Potrebbe per favore prestarmi una gentile assistenza? Gentile signora! Ecco qua! Grazie, mia cara! Lei è veramente un'avversaria leale! Sfortunatamente per lei, io no! Sì! In fondo all'occasione c'è un odoroso vantaggio nell'essere un plutarchiano! Offriamo a questi ragazzi un'ultima corsa in memoria dei vecchi tempi. Bene, e buttiamo giù la torre per l'ultima volta. Nella migliore tradizione dei Biker Mice. Le parti si sono invertite, mia profumata terrestre. Ora sei tu mia prigioniera. Palle di grasso in buca! Tiro di sponda! Con effetto! Carambola! Ho sgombrato il biliardo, fratello! Bella staccata! Ecco cosa succede quando giochiamo insieme a biliardo! Ehi, ma dove sono finiti il grande Cacio e la nostra Charlie? Altre domande? Tra un istante quei maledetti topi irromperanno da quella porta dritti nella traiettoria di questo bazooka. Ah sì? Beh, c'è una cosa che hai dimenticato, cara fonduta. Sì? E quale mai potrà essere, di grazia? Che siamo i grandi Biker Mai! E non usiamo mai le porte! Questo ti farà aumentare il premio dell'assicurazione. Devo perfezionare la mira! Ecco! Così! Ti porto su Marte, maleodorante malfattore, a costo di trascinarti passo dopo passo! Avanti, ragazzi! Senti, dolcezza... ecco, volevo... Mandami una cartolina, bel lumacone, questo aggeggio sta per partire! E va bene, anche tu mi mancherai, adesso vattene! Lontano dagli occhi, ma non dal cuore! Che cosa scherzi? Stanno attivando la camera di traslazione! Wow, dobbiamo salvare il capo, avanti! Aspetta, aspetta! Perché dobbiamo rischiare la pelle per quell'obeso oligarca? Questa è una domanda da $1,000,000! Perché è ricco? No! Eccellente motivazione, seguimi!
Ci siamo! Incrociate le dita! Venite fuori, ragazzi! Wow, caspita! Certo che non le fanno più come una volta, eh? Sta per esplodere! Vetro e acciaio plutarchiano! Non si può uscire! Cretini, ci avete condannati tutti! Diavolo! Pare che non si parta! Ma ce ne andiamo con un bel bang! Non voglio che i miei atomi si mescolino con questo sacco di pulci. Dobbiamo collegare quel cavo di alimentazione. Ci penso io. Andrai arrosto. È un rischio che bisogna correre. Ecco fatto. Vista numero uno. L'hamburger e i topi sono andati. Già, sei un genio. È vero, lo so. Ma devo sentire meglio di te. Andiamo, miei frati. Ehi, ragazzi, ha funzionato allora, per forza. Altrimenti questo posto sarebbe tappezzato di pelle di topo. Adesso devo andarmene prima che... Peccato, amichetta dei sorci! Oh no! Spero che i ragazzi se la passino meglio di me. Ehi, pistone, stai bene, fratello? Wow, vivo e arzillo, come sempre. Ce l'abbiamo fatta! Ma, dopo tutto questo tempo... Siamo a casa. Mi spiace lasciare questa scena commovente, ma temo che per me sia venuto il momento di assentare. Non è esattamente un prigioniero modello, vero? Ma questa volta abbiamo il vantaggio di giocare in casa. Andiamo! Oh, se c'è una cosa che si impara presto negli affari è come far sentire il proprio peso! Wow, una rapida inversione! Chissà come mai il grande Cacio è ansioso di stare in nostra compagnia. Ragazzi, guardate! Oh, guarda, topi e attrezzature! Li prenderemo come schiavi! Hai ragione! Imbecilli, impediti! Assetto da combattimento, sono briganti delle sabbie! Quegli sporchi schiavisti del deserto. Allaccia la cintura, palla di grasso. Ci sarà turbolenza. Oh, mamma. Oh, oh, ah, mettetela prima che diventi un fritto di pesce marcio! Temo di non poterlo fare, verme. Sei prenotato fino al capolinea. Ma non siamo arrivati! Quelle pulci delle sabbie non ci faranno schiavi. Già, tutti hanno diritto alla libertà. Schiavisti, Il signore desidera uno spuntino in volo? Molto irritanti, non è vero? Ecco, mi permetta di aiutarla. Sono proprio uno sfradato. Ci siamo. Bowling manovra 8? Sì, buttiamo giù i birilli. Primo tiro. Sì! Strike! 100 punti! Non c'è dubbio, i Biker Mice sono tornati su Marte! Oh no... In queste circostanze suppongo che si debba dire in alto le mani! Secondo me ti stai giocando il condono per buona condotta. È meglio che ci lasci andare, Limburger. Non hai amici su questo pianeta. Oh, mi permetto di dissentire, mio caro Topino. Un vero uomo d'affari non ha bisogno di amici, ma soltanto di mercanzia da vendere. Attenzione a tutti gli acquirenti di Marte. Ottimi schiavi in vendita a prezzi di occasione. Ah, perché vuoi venderli, formaggione? Sei vinto la battaglia. Mio caro amico, c'è stata, diciamo... Cosa? Una scalata ostile all'interno della ditta. Allora... Ho tre ottimi schiavi con le loro motociclette da vendere. Ti si offre! Spiacente, povero di Lardo, c'è stato un improvviso deprezzamento dello stock. Combattenti per la libertà! Non avrei mai pensato di rivederli.
Sempre in gamba, guerrieri! Non andartene, Provolone, perché vorrei presentarvi un paio di amici. Hey, grazie, generale. Probabilmente lei non sa, ma noi siamo... Sfortunatamente lo so. Cosa? Ma... carabina! Ma tu sei... Ehi, tu sei... Dille che è più bella che mai. Funziona sempre. Oh, vedo che avete portato il vostro capo. Traditori! Cosa? Guarda che questa fogna non è il nostro capo! Ehi! Come puoi dire questo, ragazzo? Dopo che ho provveduto alla vostra pensione, alle vostre cure dentistiche, alle motociclette, eccetera! Schifoso bugiardo! Fratelli, ci hanno incastrato! Risparmiati il fiato! Ti servirà per il processo! Arrestate questa feccia!